Salve da Chiara Tamburini per Rassegna Megarese. Siamo con Elisabetta Ternullo, autrice del libro 37 passi dentro, edito da Cartago, che verrà presentato domenica 22 dicembre alle ore 18:30 a Palazzo Zuppello, in via Epicarmo 74-76 ad Augusta. Si tratta di un libro molto particolare, soprattutto perché è molto completo. Adesso lei ci dirà qualcosa in più. Sì, diciamo è un libro un po' più completo, no? Rispetto agli altri, perché ogni poesia, sono 37 poesie, ogni poesia è vestita di una immagine, di una fotografia. Gli scatti fotografici sono fatti da due appassionati, che tra l'altro sono anche miei amici, a cui mi sono affidata proprio per vestire ogni poesia, no? Per dare un impatto un po' più immediato anche a chi non è completamente vicino alla poesia, a chi non riesce ad accostarsi immediatamente alle parole, può sentirsi attratto dall'immagine. Questo libro così diventa aperto un po' a tutti, aperto ai giovani che magari si avvicinano con remore a certi linguaggi, no? Poetici, e poi anche a chi abitudinariamente si avvicina a tutte le varie forme letterarie, a chi è abituato alla lettura. Così questo libro diventa completo e aperto a tutti. Perfetto. E ovviamente per saperne qualcosa in più basterà venire domenica 22 dicembre alle ore 18:30 appunto a Palazzo Zuppello, in via Epicarmo 74-76 ad Augusta. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.